Quindi Petra. Cerchiamo un Onyx. Allora, c'è pure Aaron. Ah, lo si può farmare, però è un casino, ma si può farmare. Ah, qui c'è Special X comunque. Devo fare così. Perché non c'è? Ah, perché in realtà non ho ancora salvato, in effetti. Ciao Antonio. Come va? Ha tirato un attacco però. Il resto fa schifo però. Anzi, facciamo così prima di andare. Dieci ball. Lo si evolve l'iron a 32. Purtroppo no. Onix mi sa che è il miglior Pokémon qua tra questi. Ha pochissimo attacco però. Ma Cubone non so quanto sia migliore, vediamo Cubone un attimo. È meglio lui, meglio Onix. Poi chi c'era di altro? Geodude, non credo si evolve in Traveler, in, sì, in Traveler, in Graveler. Presto.
E fanf. Però Girud è lento, ma non è forte. Ma non si evolve così presto, infatti. Fanfi. Quindi non ha mosse terra, mi sa. Fanfi diciamo che è equilibrato, però no. Impara magnitudo, però. Impara magnitudo, mentre Onyx dovrebbe imparare battiterra, mi sa. Meno che non ce l'ha quello per qualche motivo. Non c'ha mosse terra. Sto pure intanto meglio Gidud. Cubone non è male mai, manco. Ed è pure stab. Panfi non impara mosse terra. Chi erano gli altri? Rock and roll, vabbè, ma rock and roll. Che ci vuole fare con Rock and Roll? Se vuole pure al 25. Non impara manco mosse terra, visto. E no spas. Aspetta. Nemmeno lui impara mosse terra così presto. Ultima è Cubone, l'unico Cubone è Gidud. La velocità Cubone è leggermente più veloce. Cioè Gidud è molto più attacco di Cubone, però. Ci tocca prendere Gidud, mi sa. Che se teniamo un magnitudo buono, di magnitudo buono fanno un botto di danno. Beh, i Gidud sono abbastanza comuni qua, quindi. Vediamo se lo prendiamo prima volta. Press. Ma 3 in difesa però. Va bene tutto però. 3 in difesa. Scappano qui, ho capito. Ok, se non vuoi bene scappa.
Che cazzo? Perché è scappata? Potenziale 2. No. Ma seriamente? Così. E no, come cazzo lo prendi? Ma seriamente? Devo tipo anticiparlo. Va benissimo, tanto è comunque lento questo. E ci serve solo temporaneamente, ok. Va più che bene. Basta che impara magnitudo al 12. Ah no, è già terra. Ah no, ci abbatti terra. Va benissimo. Meglio ancora. Livelliamolo un attimo. Io do this that way. Quanta XP da rotolamento? Posso dirci lo scudo? Asso. Ok, G-Dude potrebbe salvarci a questo punto. Mi sa che non avevo salvato. Magnitudo, ok. Teniamo Mega Pugna. Anche se Mega Pugna è forte, però.
Poi bisogna scaricare una priority, non posso toglierla. Meglio averla. Tredici. Vediamo un po'. Curiamoci. Ah, c'è già questo rapimento. Ok, questo bisogna raffrontarlo sempre al vecchio modo. Significa. Ci portiamo al 14. Ok, tocca sacrificare Ralts purtroppo. Come non puoi girare? Dai, che sfiga! Pure il crit! Dai, ma che sfiga però, eh! Dovremmo riuscire a farcela, a ucciderla, ecco. Senza il livello in più non ce la facciamo. C'è geoforza. Va bene. Vero, c'era Archeops. Ok.
Cazzo, più veloce. Oh, mi scliccato. No, hai evitato paralizzante. Mi sciotta con qualsiasi Pokémon. Non è fattibile, guarda. Oh, è più veloce. Cazzo, però era andato decentemente. Se non avessi sprecato i Pokémon all'inizio, ma purtroppo quello là è Nosebuzz, è un casino. Se si ci attivava paralizzante. Prendi un aerol, dai. Niente, me l'ho ucciso. No, pure mi è scliccato. Ok, paralizzante. Ha paralizzato. Di nuovo, godo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sfruttiamo questa occasione. Come fai a stare sempre? Il problema è avere più veloce di tutti questo. Non regge più nessuno. Devo rimanere Nuzlocke. Nuzlocke e Shroomish devono rimanere vivi. Il problema è che è un bel casino farlo. La parola. Hai dato l'attacco. Cioè non gli faccio danno, in qualsiasi modo non gli faccio danno. Adesso continua a fare crit. Ma lo fai a me un crit invece? No, a me un crit non esiste mai. Mi sono stati annullati i crit. No, ho sbagliato. Non gli si può usare nulla, è quello, non gli può mettere nessuno status. Questa è la confusione, gli puoi mettere, ma è rischioso. Ovviamente,
È che non ittava. Ma lo cura. Buono. Come? Ho usato pugno scarica. Ma? Ah, c'è il gelo denti. Io come cazzo lo faccio fuori? Le sta full vita praticamente. È impossibile. È una cosa infattibile. Gli è andato tutto perfetto, cioè. Ecco, ha crittato. Devi andare proprio tutto perfetto. Ecco, ha crittato di nuovo. Dai, ma sempre che critta! Ma a me un crit non entra mai, lui sempre che critta, porco di quel maiale! Ma come cazzo è possibile? Cioè, è infattibile sto cazzo di coso! Non c'è più nessuno che possa usare, cioè. Vabbè. Niente, io ci rinuncio, ma è infattibile, cioè. È roba da diventare scemi proprio. Puoi catturare un cubone, sì, ma non risolve la situazione. Questo ti usa assorbimento, quello che è mega assorbimento e ti distrugge. Che culo. Devo usare tipo lui. Ma mi sciotta, capito? Come cazzo fai? Lo sciotta pure, capito? Non posso farlo. Devo usare per forza lui per sciottarlo. Cioè, non c'è strada.
Ma niente, che devo fare? Ah, beh. Cioè, che cazzo devo fare? Pure. Cioè, non ho modo, non ho modo, non ho modo. È sto tempo impossibile così. La cosa che si cura poi pure, gli basta che è già forte. È ovvio. Ti pare. Vabbè, finita la nostra avventura. Cioè. Mi serve il Pokémon elettro, mi sa. Che casino, che casino, però è. Ecco, lui ci serve. Scusami. Imparamos. Sono shock, cioè. A 70 di velocità base, tantissimo. 61 di attacco speciale. Tipo un glass cannon. È tipo un glass cannon non evoluto. Direi che non è molto buono questo che abbiamo trovato. Facciamo così. Ci serve uno con attacco speciale e speed. Primo che esce in quel modo lo prendo. No. Ora dobbiamo catturarlo per fare in modo che poi possa usarlo. Tengo questo che ho preso con una bolla. Per risparmiare il più possibile. 25 attacco speciale non era manco così male però. Niente.
Cioè, capito qual è la merda di cercarsi comunque. Sono fatta. No. Faccio prima a trovarlo normalmente. Dai, però. Che frustrazione. Ma sì, ma perché è scappato? Adesso c'è pure il campanello. Non che mi serva. No, aspetta. Non ho salvato, suppongo. Va bene, questo va benissimo. Abbiamo un Angelaf. È un Angela Ferrazzo, lo riso. Ha solo 18 velocità. Vabbè, però è al 7. Mossa? Lo shock campanello elettrico colpo vuoto. Relicant avrà brutta vita difficile così. Mi devi dare i Pokémon giusti, dispersi devi dare. Oh, bravo. Minchia, che cazzo di buttare giù? Niente, non lo buttiamo giù questo. Dobbiamo allenarlo qui allora.
Ciao Michael. Ah, avevo 7 terra, mi scordo. Ma abbastanza, tranne per il fatto che sta cazzo di petro è troppo complicato. Riesco a livellare anche il poco. Veramente scarso sto Elopti a livello di difesa. No, non ha leggendari, ma se i Pokémon ce ne ha cancri. Non mi aspettavo fosse così complicato. Esempio, c'è Bosley con Acqua Scolo. Inoltre con le Moserba, essendo che non è che posso, cioè, mi sono fissato io il cap, il livello massimo, che posso raggiungere il 14, che è il livello massimo che hanno i suoi Pokémon. Diviene complicato, capito? Perché sennò livellavo oltre il normale e buonanotte, shottavo tutto. Però dov'è la sfida, sennò? Non lo so, questo Heliops potrebbe aiutarmi a concludere, onestamente. Perché gli rimangono sempre un paio di Pokémon. Un po' stronzo. Vediamo, non mi arrendo per ora, vediamo un attimo. C'è ancora qualche opzione da poter giocare. Finché ho qualche opzione da poter giocare. Continuo. No. Nel caso vediamo come risolverlo. Perché se giochi così, io li trovo più difficili all'inizio. No, non è Nuzlocke. Sì. Parla pure Nuzlocke. Ti sfido a farlo. Buona fortuna. Prego, prego. Pokémon del Sole e Ruby. Cercalo su YouTube, se no ti do il link. Sì, lo puoi buttare giù con un tipo erba, ma ora ti faccio vedere. Fammi livellare questo, ora ti faccio vedere. Quanta difesa c'ha quel cazzo di coso. Quel seme del cazzo, un seme di pietra praticamente. Me lo dai da Aspersi che do un sacco di exp, please. Niente, cosa che faccio prima di affrontare gli altri, perché qua da Aspersi. Ma prima che esce. Ci mettono la vita così. Prima mi è uscito subito. Mi darebbe almeno 2 livelli, probabilmente. Brutta bestia, Petra. Di solito stavo a dire, mi portano fastidio a me. Oh, eccola. No. Ma mi uccide. Dai, ma seriamente. Non ce la fa.
Mi portano fastidio gli allenatori iniziali. Ma quello no, sì, se mi metto in varie ore sono fuori. Se posso chiudere il gioco. Ma cosa deve fare? Non deve fare nulla ancora. Se mi metto in varie già a sto livello significa che ho fallito. Assolutamente no. Ma i suoi Pokémon può essere che sono invati, eh. Qual è l'avversario? Di Petro. Non faccio via, cioè, a sto livello fare via è proprio veramente assurdo. A parte ci mettere 10 anni e mezzo. Quanto ha di speed sto coso? 28 è già buono. Più speedà meglio è. No, ho sbagliato. Troppo esagerato i vari livelli 10, dai. Poi sono Pokémon che cambierò, non è che sono Pokémon che mi tengo, questi sono temporanei giusto per superare sta cazzo di Petro di merda. Figurati. Se me li tengo. Ma non posso. Sai che devo farlo almeno. Sono Pokémon che tengo, cioè, non ne vale la pena perderci tempo. Fango sberla. O sei sotto carica giusto perché fa schifo. Mi sono castrato da Aspers. Abbastanza mosso. Quasi livellato più che altro. Ok, 14. Ne ho 100 di qua. Ora ti faccio vedere quanto è tanto cosa boss, sempre se ci sei ancora. Con le parole sono tutti bravi. Poi come Eevee qua che c'ho il cap, cioè come fai a fare le vie? È possibile.
Veramente impossibile. Peggio dei casi faccio evolvere Mudkip. Buonanotte. Me li fa tutti. Guarda. Qua lo butti giù, parassitismo non glielo posso usare. Poi lo cura. Vabbè. Niente. Lui si è così lui. Ma guarda, hai evitato tutto. No, i primi due sono quelli più pericolosi di tutti. Piazza pure le levito rocce, sto infame. Che un po' di fastidio lo danno. 10, ma ho tolto. Niente, morto. Accreditato. Che culo. È stato scemo, ha finito le mosse. Sono due le cose. L'ha evitato. Bene. Finita la mia fortuna. Poi non puoi usare manco doppio team o altro. Titta sempre sto coso. Crita ogni 5 secondi. Lascia un perdere, ma. A parole sono tutti bravi. Ecco, crittato. Vieni a giocarlo e poi ne parliamo. Voglio arrivare dove arrivavo prima, però. Ha crittato. Per fortuna mi era andata bene la run. E dall'attacco. Vabbè. È certo. È normale, è normale. Monocura. Hai dato frane che non so manco lui come. E niente, con gelo denti mi sciotto pure lui. No, niente, nemmeno lui ce la fa. Mi sa che tocca usare Mudkip a Marshadow. È l'unica soluzione che c'ho. Diamo Mudkip a Marshadow. Vaffanculo, cioè, perché mi sono rotto i coglioni di rimanere bloccato qua. Ecco. Il crit. Non ci posso far nulla, è l'unica mia soluzione. Alla fine supererebbe un soft cap di due livelli. No, mi scliccate. No, non è fattibile, sai. Vedi se gli fa abbastanza danno per ucciderlo, porca puttana. Ora lo fa lei, Groll. Va bene, questo è Groll, va bene. Evita l'attacco. Ovviamente. Evita pure questo, eh? No. Però mi fa danno.
Niente. Allora, sempre tutto fottutamente bene. Devo scolare i par come prima. Non c'è niente che fare. Oi. Vabbè, a poca precisione, però io lo hit lo stesso. Glielo ho detto. Ma lui è full vita. Ha retto, però ci distrugge comunque. Io di pugno scarica. Come fa a essere più veloce di pugno scarica? Ma il migliore di questo non si può fare. Letteralmente, niente, andiamo a livellare sto cazzo di qua perché non è possibile. Però non salvo, salvo così, per vedere. Basta, mi sono rotto, non posso rimanere bloccato qui a vita. E cado bene. Non voglio rimanere bloccato a vita qua, basta. Che vuol dire che cada bene? Ci vuole al 16 un multikip, vero? Al 16. Vaffanculo, mi sono rotto, sono stato 40 ore qui, basta. Sì, al 16 si evolve. Basta, faccio supero un po' il soft cap e amen. Non ho modo. Mi dispiace. Se no rimango qui. Ho solo due cose. O quitto il gioco. O faccio così. Mettere il gioco mi sembra un po' esagerato. Ho provato di tutto. Devo. Cioè, quello critta tutto il tempo. Gli abbassi la precisione e hitta sempre. Fai il doppio team e hitta sempre comunque. Che l'altra volta ci ho provato un sacco di tempo a farlo. Che cazzo devo fare? Cioè, vaffanculo. Mi dispiace, cioè. Se vuoi andare senza cure, come gioco io. Che ha laggato. Cioè, mi sembra proprio scriptatissimo. Ok, evolviti. Colpo di fango dovrebbe imparare fatti. Così ruggito. Che cazzo? Così ce la dovrei fare sicuro. Dai, se non ce la facciamo così, veramente disinstallo. Cioè, esco dal gioco. Ma è diventato pure terra ed è molto buono. Vediamo se partiamo con lui il lead. Cazzo, c'è questo rapimento. Ok, non possiamo portare la Oliver. Vuoi giocarlo anche tu qua? Un attimo. Ci dovrebbe essere il download in descrizione. Se non c'è il download in descrizione, dimmelo.
No, non dovevo salvare, vabbè, ormai l'ho fatto. Certo, nella descrizione dimmelo che lo dico al creatore che... Io lo faccio sistemare. Nel caso. Niente, m'ha ucciso. Perché a me mi aveva dato lui un download privato perché erano successe delle cose. No, come vide l'attacco? Vabbè. Va bene. Cazzo, che danno. Questo uso pugno scarica ed è più veloce di me, poi mi spiego com'è possibile. Niente, qua devo tenere sempre un'erba, è quella la cosa. Ah, qua devo tenere un'erba per forza. L'hai trovato? C'è il download? Che forse l'ha sistemato, magari. L'ho creato io. Ah, il logo dici? Il logo me l'ha dato lui, magari glielo puoi chiedere. Glielo posso chiedere se te lo posso dare, perché su quello non sono io il padrone. Cacchio però, che rottura che sei, eh. Arken. Devo sacrificare lui. Tocca fare cose strane. Più veloce. Che colpo di fango. Dovrebbe avere l'ultimo colpo di fango. No, dai, l'ho quasi fatto. E non ce la si fa manco così. Ma oggi non riesco. Fai una cosa. Perché non so se sta facendo robe o cose. Entra nel mio Discord e domattina, in caso ricordamelo, uno di questi giorni, glielo scrivo. Non so a quest'ora, cioè non mi sembra giusto scrivere a quest'ora. E infatti dico ricordamelo. Entra nel mio server Discord e poi ricordamelo. Mi scrivi in privato. Ah, probabilmente non lo disturbo, però cioè, posso farlo anche domani, nel senso. Domani mattina dove scrivimelo, pomeriggio, che poi gli scrivo e glielo dico. Credo che posso fargli solo piacere, però sai com'è. Comunque è il PNG originale, quindi non lo so. Non è di mio possesso, capito? Cioè, devi capire questo. Il copyright è suo. Se solo avessi Discord. Dove puoi scrivermi? Su Twitter?
Twitter non lo guardo, però è quello. Vabbè, questo ha fatto due crit. Ma cioè, tu streami e fai video, da quel che ho capito, non hai Discord. Ma Twitch la mattina non lo so se lo guardo io. E non arrivano mica le notifiche. Vabbè, mo vediamo, se speriamo di non scordarmelo. Niente, lui continua a crittare, non ce la faccio. Se continua a crittare, non ce la faccio. Lo sto sistemando perché ho dei problemi. In che senso? Guarda, mi critta sempre, porco cane. Vabbè, dai, è ingiocabile così. Questo mi usa giga assorbimento, se metto mushroom, c'hai capito? No, vero, c'è acqua scolo. Se no metterei lead mushroom. Proviamo a metterlo più volte, vediamo se magari c'è una combinazione in cui è stupido. Ma non sono stupidi, è quello il problema. Ecco, riga assorbimento. Prima avevo usato Levito roccia. È prima cosa. Niente, non si fa nulla. Non si riesce a lidare con lui. No, mi scliccarsi. No, non posso lidare con lui. Cioè, devo sperare che usa Levitoroccio per primo. Cosa poco probabile, anche perché il giga assorbimento è per 4. Ciao, futuro YouTuber. Guarda, guarda! Non va giù comunque! Cioè, non è fattibile, cioè, con tutto Marshtomp non riesco. Andiamo a cambiare strategia. No, probabilmente ha cambiato nome, futuro YouTuber. Quindi non posso ricordarmi se cambiate sempre nome. Tocca rinunciare a lui, mi sa. Vabbò. In realtà ho sbagliato, devo usare lui. Fatta cazzata. Nice. Ho fatto la cazzata. Botti in test. Se glielo detti. Niente, ho perso. No, non uso TikTok. Onesto. Vai, critta, dai, ma come fai? Ma come fai? Ma come fai? Un bel solito Snake. Sicuro anche. È infattibile. Su YouTube sono live oltre a Discord. Sì, a Discord. Ah, per uso. Ok, per primo usa sempre quello. C'hai ragione, pure tu, per carità.
gli dà l'attacco, nice. Questo è un bel problema. Ah, lui l'ho sciotto. Ah, lo cura. Archeops è già volante. Archeops. Cioè la sua prima Arken, sì. Ok. Va bene, usiamo pugno scarico. Questo mo' c'è speed perché non so perché, perché anche su pugno scarico è più veloce di me. Dai, ma ha congelato. Si è ripreso, uff. Perché non hai agito il veleno? Questo mi sciotta chiunque! L'unico che non mi sciotta è Marshtomp, oddio. Buono, è un Snake. Ma idrondata non ha priority, ma da quando idrondata ha priority? Idrondata ha priority. Cosa dici? Visto? No! Come fa ad avere la priority lui con idrondata? Dai, non è che mi devi far diventare pure scemo, eh! Già lo sto diventando! Acqua jet era? Ah, ok. Vabbè, velocizzando l'ho notato allora. My bad, my bad. Siccome ho visto usare sempre idrondata. E certo, appena uso pazienza uso le vito roccia. Hai visto? Hai visto che pezzo di merda? Porca puttana, sembra che sa quello che premo. Sa quello che premo il gioco, sa quello che premo. Porca puttana. Eh certo. Quando faccio quello mi fa l'altro, quando faccio l'altro mi fa quell'altro e quindi mi fotte. Ce la fa a buttarlo giù tanto, lo sapevo. Ah, l'hai curato. Ti vai giù lo stesso. Sciottano, sciottano. Questo non mi sciotta. Ce ne altri due. E questo come lo faccio fuori senza Geodude? Capito? Vabbè, Snake, non è che prevede il futuro. Spero di sì per te. Chi che cazzo di difesa ha? Di chi parli?
Tutti hanno difese giganti in sto gioco. Mi sta adesso stiamo capo palestra. Colpisci da solo. Oh, per una volta. Che culo. Vabbè. Però ho usato la cura almeno. Dai, come fa a non essere abbastanza? Che vuol dire che youtuber sei? Sto giocando a Pokémon. Che domanda è? Scusa, queste volte non capisco le domande della gente. Sì, perché youtuber sei? Gioca a Pokémon, gioca a diversi giochi, puoi guardare. Principalmente stream. Yoga Watch, Genshin, diverse cose, troppo, tante cose. Mi dici cosa porti? Magari posso capire, ma che youtuber sei? Che domanda è? Non ho capito, vabbè. Ovviamente entra Fulmine. Tocca fa così. Proviamo a cambiare una strategia, vediamo. È partito per primo, buono. Ora tocca mettere Marshtomp. Ha frinciato. Dovrei essere più veloce. Parrado, che culo, forse ho sculato. Ha riparato. Babò. Please. Madonna mia, oh, che mal di testa sta pietra. Sì, ma ho dovuto sculare. Spero che più avanti non è così. Allora, secondo le regole della Lega Pokémon, gli allenatori viene conferita una medaglia se sconfiggono un capo palestra. Ti prego di accettare questo riconoscimento ufficiale della Lega Pokémon, la medaglia pietra. Ma non è la prima persona che chiede cose strane, Michael. Grazie alla medaglia pietra i tuoi Pokémon possono usare la mossa taglio fuori dalla lotta. Inoltre i Pokémon livelli 20 seguiranno dirigendo le tue indicazioni, compresi. Ti sei perso la vittoria. Quelli ottenuti tramite scambi. Per finire ti prego di accettare anche questa. Roccio tomba. M3 contiene roccio tomba. Questa mossa inflige danni scagliando rocce sulla versione per diminuire la velocità. Vabbè, lo so. Sì, ecco. Ah, eri qua. Sì, mo' sculato, dai, non è la vittoria. Pista, aspetta, ridammi la verce. Dai, però, che schifo di vittoria è, però. La sento mia. Però io non è che avevo molta scelta. Mettiamoli qua per ora perché tanto non sono Pokémon miei. Sono figli di puttana quelli. No, sto scherzando, mi sono solo serviti. Sì, però inevitabilmente sta invecchiando pian piano Zhongli, ovviamente. Chiudo qua. Che faticaccia, che faticaccia, ci sono riuscito a finirla. Petra. La prossima volta significa che andremo avanti finalmente dopo 3 puntate di stallo, porca puttana. Ha il suo valore, dipende da dove lo metti, però Snake, dipende da dove lo vuoi mettere, comunque lo vuoi mettere. Però ha il suo valore comunque fino ad oggi sicuramente. Nel caso passa domani pomeriggio, poi ne parliamo, se hai altre info, hai bisogno di altro aiuto, per ora stavo staccando.
Togli sto qua perché tanto lui in realtà era temporaneo. Sono loro i tre Pokémon che volevo veramente. E anzi, mettiamo il nostro Mashton. Eccolo qua. Guarda che bellino. Buonanotte. Buonanotte anche a te, Michael. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Se YouTube, se Twitch. Sempre stesso nome. Ciao ciao.